Signore e signori, benvenuti all'Handball Arena di Leno. Buonasera da Stefano Zanotti. Siamo collegati per la prima giornata della 52esima edizione del campionato di Serie A Beretta femminile. Avete visto la presentazione delle due squadre, il Leno padrone di casa in campo con la maglietta gialla e blu, mentre dall'altra parte le ospiti del Mestrino con la casacca verde e i pantaloncini neri. Dicevamo appunto, prima giornata di questo campionato di Serie A Beretta femminile, Leno e Mestrino, due squadre che l'anno scorso hanno avuto due percorsi diversi, che si sono rinforzate, tanti acquisti da una parte e dall'altra, e che sicuramente hanno voglia di dare vita a questo nuovo campionato e soprattutto un campionato che riabbraccia il pubblico sugli spalti. Qui a Leno oggi ci sono più o meno una cinquantina di persone pronte a sostenere le due squadre. Adesso arriva l'incitamento del Leno, l'urlo prima della gara, arriverà anche quello del Mestrino. Un precampionato che ha visto in realtà le due squadre impegnate su diversi fronti. Il Leno ha fatto diverse amichevoli in questo precampionato con delle buonissime prestazioni, ha potuto schierare i nuovi acquisti, il tridente è arrivato da Pontinia, Puz, Franceschini e Bellu, la coppia invece Notarianni e Sizia proveniente da Nuoro, mentre dall'altra parte Mestrino mette subito in campo Marquez, nuovo acquisto, ed è reduce dalla sconfitta in Supercoppa italiana contro la corazzata Salerno, in realtà sconfitta 24-28, è uscita sicuramente a testa alta la formazione padovana dalla finale appunto della Supercoppa italiana. Parte ora l'incontro, primo possesso per le lenesi che attaccano subito con in campo Notarianni e Puz, i due nuovi acquisti, e anche Franceschini in porta, i due nuovi acquisti appunto della formazione lenese. Dall'altra parte abbiamo detto che c'è Marquez, il suo primo contatto delle giocatrici con il pallone, scambio con Kirillova oggi in posizione di centrale, Puz gira per Notarianni, ancora Puz centralmente, va subito alla conclusione Puz e trova la prima rete dell'incontro, subito Ligia Puz. 1-0 per Leno dopo pochi secondi. Dall'altra parte attacco affidato a Marquez, scambio ancora sempre Marquez in posto palla, poi Stefanelli, adesso ancora Stefanelli per Marquez, Pugliese, Marquez alla conclusione deviazione che inganna Selene Franceschini, e quindi 1-1 dopo un minuto. Dall'altra parte subito velocissima Kirillova per Puz con la finta, serve Lanfredi, pallone un po' sporco per Puz che ha già accusato un colpo, sembra dolorante il terzino sinistro di Leno. Kirillova adesso in posizione di centrale appunto, ancora scambio con Puz, Kirillova, Notarianni, anche per lei primi palloni toccati con la casacca lenese. Puz che va alla conclusione, trova un altro gol. Puz, direi acquisto, nuovo acquisto che si mette subito in luce per la formazione di Giovanni Bravi. Dall'altra parte ancora la reazione di Mestrino, brutto pallone recuperato però da Lucarini che adesso abbassa il ritmo, scambia con Marquez, sempre Lucarini Marquez. Difesa di Leno ben schierata, studia un'offensiva a Mestrino, Lucarini prova a sfondare, trova una buona conclusione non potente, ma inganna ancora Franceschini che va dall'altra parte, battuta ancora 2-2, subito ritmi altissimi in questo avvio di gara, va ancora la conclusione Puz, qua ha trovato un'ottima parata Lukin, ravvisato però un fallo ai danni di Ligia Puz, e quindi possesso ancora per le lenesi che tornano a manovrare. Abbiamo detto appunto obiettivi forse diversi per questa stagione, mentre Kirillova prova dalla conclusione e viene fermata ancora regolarmente, appunto obiettivi diversi. Mestrino l'anno scorso arrivò quinta alla fine del campionato, sicuramente vuole migliorare
la prestazione dell'anno scorso, mentre arriva la prima rete con la maglia giallo-blu anche per Notarianni, che quindi porta ancora in vantaggio l'Enesi. Dall'altra parte, infrazione commessa, fallo di piede di Lanfredi. Lucarini. Sempre Lucarini, Marquez. Lucarini, palla adesso che arriva Stefanelli. Provano a dare il ritmo alla propria difesa anche le ragazze in panchina del Leno. Stefanelli, Lucarini che non trova il varco, riesce a servire però bene Pugliese, che a sua volta serve Stefanelli, se non sbaglio, che va alla conclusione, ma palla che esce. Allora arriva l'incitamento ancora forte per il Leno, che riparte veloce. La prima azione offensiva anche di Turina, fermata in maniera irregolare dalla giocatrice numero 41 Pugliese. Scusate, la conclusione prima era stata di Biondani e non di Stefanelli. Adesso Andreani, sempre per Puz con la finta. Puz ancora la conclusione traversa di Ligia Puz. Kirillova che serve Andreani, fermata in maniera irregolare. Subito presentissima nelle azioni offensive del Leno Puz, cercata tanto dalle proprie compagne. Vediamo anche Kirillova in una posizione inedita di centrale. L'anno scorso quasi sempre giocato da terzino. Ricordiamo che Leno ha perso anche due giocatrici importanti come Francesconi, l'anno scorso autrice di una stagione veramente stratosferica, e anche il capitano Costanzo, entrambe accasatesi a Salerno. Però adesso, per ora almeno, i nuovi innesti sembrano funzionare, mentre prova un'altra conclusione Puzzo, conclusione che però finisce a lato. D'altra parte allora Mestrino con Stefanelli per Marquez, che vede la porta, palla che però finisce fuori, ravvisato comunque un fallo ai suoi danni. Marquez per Stefanelli. Adesso un avvio, dopo un avvio appunto con il piede sull'acceleratore, adesso un attimino di calma per le due squadre. Comunque risultato sempre in bilico, mentre arriva la conclusione di Marquez, che beffa ancora una volta Franceschini, quindi di nuovo parità 3-3. Dall'altra parte Notarianni con la conclusione, buono il riflesso di Lukin, che mette la manona sul tiro di Notarianni. Dall'altra parte la finta per il pallone per Stefanelli, che sfonda centralmente, viene fermata in maniera regolare da Puz al momento della conclusione, e quindi primo tiro dai 7 metri, primo rigore per la formazione ospite. Dai 7 metri va la conclusione Lucarini, può toccare soltanto Franceschini, quindi primo vantaggio in partita per Mestrino, che si porta più uno quando sono passati quasi 6 minuti e mezzo sul cronometro. Sono ancora Kirillova per Notarianni. Kirillova che parte da lontano, anche Puz. Suo ritmo un attimino più basso, trova però un'ottima giocata per Lanfredi, lasciata colpevolmente libera. Brava però Lanfredi a farsi trovare là. L'ottimo passaggio di Puzzi, arriva il gol del 4-4, prima conclusione vincente anche per Lanfredi in questo match. Dall'altra parte Stefanelli, Marquez, Stefanelli, solito giro palla di Mestrino che cerca un varco. Adesso esce Puzzi, grandissima giocata di Pugliese, che beffa la difesa lenese e trova il nuovo vantaggio per le padovane. Dall'altra parte veloce ancora Puz, che riesce a servire Lanfredi, fermata questa volta in maniera regolare, però arriva un cartellino giallo per Lucarini, se non sbaglio. Sì, Lucarini. Di nuovo Leno dunque con Turina, capitano oggi, ricordiamo appunto che se n'è andata Costanzo, che è andata a Salerno, capitano storico del Leno, e quindi fascia di capitano indossata oggi da
Francesca Turina, Notarianni, Puz. Puz la conclusione da lontanissimo, questa volta un po' pretenziosa, qui trova ancora le mani di Lukin e quindi può ripartire ancora la formazione nero-verde con Stefanelli. Stefanelli penetra alla grande centralmente, prova un pallonetto ma fermata ancora in maniera regolare, qui forse dalla accoppiata Puz-Notarianni. Arriva il secondo tiro dai 7 metri per la formazione ospite, che può così portarsi per la prima volta sul doppio, nel doppio vantaggio. Ancora Lucarini contro Franceschini. Lucarini, ancora la mano di Franceschini che però non basta, e quindi più 2 per Mestrino, 6-4. Prova forse il primo allungo adesso la formazione guidata da Lucarini, da Giuseppe Lucarini. Che rilova con Andreani per lo scambio. Notarianni. Puz, Notarianni. Notarianni cerca un varco, lo trova con Turina che va alla conclusione. Sfiora però il palo e non c'entra la porta, quindi niente da fare per Leno, che adesso deve difendersi con la nuova offensiva di Mestrino, che adesso si può tentare di andare sul più 3. Sarebbe veramente un vantaggio importante dopo un avvio molto equilibrato. Vediamo adesso l'offensiva appunto della formazione ospite con Kirillova che prova a uscire su Marquez. Marquez se ne va, però trova una buona conclusione, questa volta è ottimo il riflesso di Selene Franceschini che ci mette la mano dall'altra parte. Kirillova che prova a cercare Andreani, è fortunata nel rimpallo, è però poi brava a battere Lukin per il gol del meno 1. Brava qui Kirillova a non demordere, l'ha aiutata la fortuna. Importante per Leno questo gol del meno 1. So di nuovo Mestrino, poco più di 10 minuti in questo primo match per entrambe le formazioni, nuovo campionato 2021-2022 della Serie A Berretta femminile. Adesso fallo di Notarianni, brava ad uscire in pressione su Marquez, sicuramente osservata speciale Marquez da parte della difesa giallo-blu. Lucarini adesso prova a sfondare, fermata da Andreani che le fa sentire il fisico. Marquez ancora per Lucarini, Biondani, Marquez, nuovamente Marquez centralmente, arriva adesso il braccio alzato per gli arbitri, quindi passivo, deve andare alla conclusione e Mestrino, prova ad andarci Lucarini che cerca dall'altra parte la destra, adesso fallo di Lanfredi che interrompe di nuovo il gioco, deve andare alla conclusione per forza Mestrino. Prova un passaggio veramente complicato per Pugliese, dall'altra parte il rinvio subito veloce di Franceschini per Turina che non riesce ad agganciare, poteva essere una buona ripartenza, ci ha provato con una palla veloce il Leno, non è andata a buon fine e adesso ragiona invece Mestrino che abbassa un po' i ritmi molto alti. Comunque in questo avvio fa anche abbastanza caldo qui all'Handball Arena di Leno, quindi giustamente un po' di un leggero break insomma per le due formazioni, anche se attacca ancora Mestrino. Lucarini prova a servire Pugliese che si gira alla grande su Andreani commette giustamente fallo, un fallo importante, si prende anche un cartellino giallo ma evita probabilmente un gol di Mestrino, applaudita anche dalla propria panchina, sarà Andreani, cresciuta a Leno. Sara appunto, ruolo di pivot per lei oggi. Adesso palla che arriva alla grande su Biondani che però sbatte contro Franceschini, qui grande parata di Selene Franceschini che adesso sta prendendo le misure agli attacchi di Mestrino, anche per lei magari un po' di emozione inizialmente all'esordio con la nuova maglia. Adesso dall'altra parte Kirillova, Notarianni, Leno che cerca il pareggio. Puz, subito Marquez fuori su di lei. Kirillova che sfonda centralmente, trova un'ottima conclusione. Una traversa
e una palla che rimane lì, e allora riparte veloce Biondani dall'altra parte, che non perdona. Qui sicuramente sfortunato il Leno. Fortunato il Leno che poteva andare sul dal pareggio, invece si trova 7-5 adesso. Dall'altra parte ancora Mestrino che prova a sfondare, viene ravvisato un fallo, non ho sentito il fischio, ma fallo netto. Stefanelli per Lucarini, ancora Stefanelli centralmente, sempre più due per Mestrino che non riesce a scappare via, anzi ha rischiato il pareggio prima da parte di Leno. Adesso prova ancora una giocata veloce che arriva con la palla, che arriva Stefanelli e trova questa volta un bellissimo gol. Stefanelli, il gol del più 3, vantaggio importante adesso per Mestrino. Punto più 3 quando stiamo per arrivare al 15° minuto di gioco, alla metà di questa prima frazione. Notarianni, Kirillova, ancora Notarianni per Kirillova. Andreani con un'inflazione di passi qui, forse un po' ingenua. Andreani un po' distratta, dall'altra parte riparte quindi Mestrino che trova un gol importante. Questo è un break che fa male, perché più 4 poteva essere 6-6, è diventato 9-5. Puz per Kirillova, ancora Puz. Adesso anche la difesa ospite ha preso le misure su Ligia. Puz va qui alla conclusione. Kirillova, c'è però una deviazione e quindi pallone nuovamente fra le mani delle giocatrici di Giovanni Bravi con Notarianni per Kirillova. Puz per Kirillova. Notarianni. Notarianni prova a sfondare lei, cerca Andreani, ci mette una mano però la difesa di Mestrino. Allora nuova ripartenza veloce, brava però Ligia Puz a metterci la mano, a metterci tutta la sua altezza, a metterci tutta la sua fisicità. Questo era un contropiede che poteva fare veramente male, più 5 sarebbe stato forse anche un po' ingiusto per Leno, che adesso però fa fatica a trovare varchi offensivi, ha un po' calato il ritmo, hanno preso le misure su Puz le giocatrici di Mestrino. Notarianni adesso, allora precedentemente prova a sfondare lei e va a una conclusione fermata in maniera irregolare. Arriva il primo tiro dai 7 metri per Leno, un tiro importante per tornare a meno 3 in Leno. Alla conclusione andrà Valeria Kirillova. Kirillova contro Lukin. Kirillova contro il portierone di Mestrino. Kirillova con le finte, va Kirillova, un rimbalzo, la palla che finisce in rete, torna a meno 3 Leno. Arriva un time out chiesto dalla panchina di Mestrino, quindi il primo time out del match dopo 16 minuti e 25 secondi, 9-6 il punteggio in favore di Mestrino, più 3 per le ospiti.
tornano in campo ora le formazioni. Hanno avuto occasione i due allenatori di parlare con le proprie giocatrici. E questo possesso nuovamente in favore di Mestrino. 9-6, 16 minuti e 40 secondi praticamente in questa prima frazione di match. Marquez cerca un varco, si affida ancora però alle proprie compagne di squadra. Lucarini con la conclusione ancora molto precisa, pesca il, tocca il palo e poi entra in rete, quindi nuovo vantaggio più 4, 10-6 per Mestrino. D'altra parte Puz, Notarianni ancora per Puz, va alla conclusione Puz, trova però le gambe di Lukin e quindi può partire ancora Mestrino con il pallone per Stefanelli. Stefanelli per Marquez, Marquez centralmente, va alla conclusione ancora deviata da Puz, palla però che finisce fuori, questa volta non inganna Franceschini. Marquez, Marquez per Stefanelli con una palla un po' complicata. Pugliese, ancora Stefanelli, Lucarini, Stefanelli di nuovo. Adesso difficile trovare un varco, qui la finta, fallo di Turina. Lucarini, Lucarini per Stefanelli. Ancora Lucarini dopo il tocco di Pugliese. Lucarini, Stefanelli poi Lucarini, Marquez. Marquez prova a sfondare centralmente. Trova ancora poi Lucarini, Mestrino fuori. Va alla conclusione Lucarini, ancora una palla nell'angolino, forse anche questa volta deviata da Andreani. Adesso passivo che diventa importante. 11-6 più 5 per Mestrino. Forse un po' sfortunata la formazione di casa, anche se Mestrino sicuramente ha fatto un ha trovato un break importante. Cambio in porta, esce Selim Franceschini, entra in porta Sizia. Va Notarianni e trova un altro gol. Notarianni, se ha la possibilità di andare alla conclusione. Notarianni ha un destro veramente difficile da parare. Qui trova un gol che è importante, torna a meno 4 il Lino. So ancora Marquez centralmente, va da sola Marquez, dopo una giravolta viene fermata però irregolarmente. Lucarini per Marquez, una brutta palla che viene toccata ancora dalle giocatrici di Mestrino. Ah, si alza il braccio, passivo adesso per Mestrino, va alla conclusione Lucarini, trova un'ottima conclusione, trova però anche il palo, quindi può provare l'offensiva Leno adesso con Notarianni ancora e trova un altro gol. Michela Notarianni adesso si è caricata sulle spalle lei la formazione di casa. 11-8, torna a meno 3 Leno. Importanti questi due gol di Michela Notarianni. Stefanelli, Marquez, Lucarini per Marquez ancora. Lucarini centralmente, si riesce a saltare Puz e poi a tu per tu con Sizia. Non perdona, quindi no, più 4 per Mestrino. 12-8, poco più, quasi 21 minuti in questa ripresa. Notarianni per Kirillova, Puz, Kirillova, Notarianni, Notarianni con la finta alla grande su Pugliese, fischiato però un fallo, aveva trovato un'altra ottima conclusione Notarianni, vedete sotto l'incrocio, e fischiato un fallo che fa un po' arrabbiare la panchina di Mestrino, forse però meglio così per loro. Notarianni, Puz,
Kirillo va, fermata ancora in maniera irregolare da Marquez, che si prende 2 minuti. Grande fisicità per Naomi Marquez, grande fisicità anche per Kirillova. Un bellissimo scontro. Adesso deve sfruttare questa superiorità numerica per 2 minuti Leno, quantomeno cercare di limitare il passivo. Putz per Kirillova. Notarianne. Ancora Kirillova, che trova ancora Putz. Lanfredi con un pallone difficile, Putz che non va alla conclusione, non è anche Kirillova, ci va Notarianni, trova però la parata di Lukin. Lukin veramente un portiere, una presenza importante, difficile fare le gol con dei tiri da lontano se non siano appunto forti come quelli di Michele Notarianni di prima o di Putz in apertura. Adesso torna a manovrare Mestrino. Lucarin. Lontani. Va alla conclusione ancora Mestrino. Palla che però termina fuori. C'è stato anche un fallo. Va alla conclusione, questa volta l'ottima risposta di Sizia sulla conclusione di Stefanelli, trova però dopo il gol ancora Mestrino. Dall'altra parte Kirillova, Notarianni con un tiro che finisce altissimo, niente fallo di Pugliese. Adesso più 5 per Mestrino. Biondani per Lucarini. Stefanelli. Lucarini. Stefanelli. Lucarini. Adesso chiesto un passivo dalla panchina di Leno, che non viene però ravvisato, allora può andare avanti ancora Stefanelli. Adesso arriva il passivo con la palla che però arriva anche al pivot di Mestrino, palla appunto che era arrivata a Pugliese, che viene fermata in maniera irregolare, e quindi nuovo tiro dei 7 metri, aveva trovato un'ottima parata Martina Sizia. Nulla da fare però, adesso Stefanelli contro Sizia, prima occasione anche per Sizia in porta su questo tiro dai 7 metri, spiazzata però dal tiro di Stefanelli. 14-8, più 6 per Mestrino. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di match, adesso serve una reazione a Leno, che deve per forza di cose tornare in partita in vista del secondo tempo. Adesso Putz con le finte, Notarianni, ancora Putz. Putz che adesso ha perso un po' di efficacia offensiva, fermata in maniera irregolare da Marquez. Ancora Putz che non va alla conclusione, serve Notarianni, prova a sfondare Notarianni, fermata in maniera irregolare. Kirillova per Putz. Kirillova ancora. Putz di nuovo. Di nuovo Kirillova. Lo scambio sempre fra le due giocatrici. Palla che arriva ad Andreani. Questa volta ottimo il passaggio di Kirillova per Andreani. Trova un ottimo gol anche Sara Andreani. 14-9. Torna a meno 5 Lino, mentre è entrata in campo anche Vinci. Nuovo acquisto anche questo di Mestrino, pivot Gaia Vinci. Lucarini per Marquez, ancora Lucarini, palla adesso per Vinci, Marquez di nuovo, Stefanelli, Lucarini, palla che arriva all'ala di Mestrino e trova un buon gol Arianna Brunetti. Dall'altra parte riparte velocissimo il Leno, fermata Michela Notarianni in maniera irregolare, anche un po' di
scintille fra la difesa di Mestrino e Michela Notarianni. Ancora Kirillova, finta il tiro, prova a sfondare, allora Puz che va alla conclusione, trova ancora la parata di Lukin. Quindi nuovo attacco per Mestrino. Stefanelli. Ancora Stefanelli per Lucarini. Biondani, Stefanelli, Lucarini. Adesso palla che arriva a Vinci che prova un pallonetto. Non si fa ingannare però Sizia, ottimo questa parata di Martina Sizia. Aveva provato qualcosa di veramente bello Vinci, ha trovato però sulla sua strada il portiere di Leno. Dall'altra parte fermata in maniera irregolare Kirillova. Accetta le scuse di Stefanelli. Puz, Kirillova. Kirillova la conclusione deviata, non riesce a recuperare il pallone Lukin. Adesso Turina allora che può manovrare. Kirillova per Puz, ancora Kirillova per Notarianni. Notarianni, Kirillova. Puz la conclusione deviata, ci mette la palla, ci mette ancora le mani Lukin, veramente buona prestazione anche in questa prima frazione di questa prima partita per Lukin. Sempre più 6 per Mestrino, mancano poco più di 2 minuti al termine della prima frazione. Lucarini, Stefanelli, Lucarini per Stefanelli, Stefanelli per Vinci. Ravvisata un'infrazione in attacco però da per Mestrino. In più poi non lascia lì la palla Vinci e quindi si prende anche 2 minuti. Reda Rueda vince anche dal proprio allenatore che non la prende bene. Kirillova per Puz, Lanfredi. Adesso un time out chiesto da Giovanni Bravi. Già in campo Mestrino, si fa attendere un attimo di più Leno. C'ho meno di 2 minuti al termine dell'incontro. Andiamo il pallone adesso gestito da Kirillova. Puz per Lanfredi. Kirillova, Notarianni, Kirillova, Puzza ancora Kirillova, Notarianni, Kirillova che trova Lanfredi, no, mancato l'aggancio però e quindi non vale a nulla il gol di Francesca Turina. Adesso esce alta a prendere Lucarini, Lanfredi.
poco più di un minuto al termine della prima frazione del primo tempo. Stefanelli adesso manovra per Mestrino, Biondani, Lucarini fermata irregolarmente con Capelli che si impigliano. Scena abbastanza comica con i capelli impigliati fra Lucarini e Lanfredi. Stefanelli per Biondani che si prende un altro tiro dei 7 metri, andrà a batterlo ancora Stefanelli, credo. Entra in campo Giorgia Convalle, terzo portiere di questa prima frazione per il Leno. È partita Franceschini, c'è stato il momento di Sizzi, adesso Giorgia Convalle in porta contro Stefanelli con le finte. Stefanelli non perdona, Stefanelli batte Giorgia Convalle e quindi 16-9 più 7, passivo importante in questa prima frazione per Leno. 20 secondi al termine del primo tempo. Kirillova per Puzza, ancora Kirillova, Notarriani non viene servita, prova a sfondare Kirillova, fermata dalla difesa padovana. Kirillova che manda la conclusione, finta la conclusione bassa, la prova alta, palla deviata e toccata però dal portiere di Mestrino, quindi nulla da fare, come nulla da fare il gol che è stato bello di Biondani, ma inutile, già scattata la sirena. 16-9 in questo primo tempo, più 7 per Mestrino, noi ci ritroviamo qui fra una decina di minuti.
Siamo già ripartiti con il secondo tempo di Leno Mestrino, ospiti in vantaggio per 16 reti a 9, quindi più 7 per le padovane, che hanno anche il primo possesso di questa ripresa, subito con Marquez per Stefanelli. Luca Rini centralmente prova a cercare un varco, non lo trova, esce su di lei Puz, brava però Luca Rini a sbarazzarsi della giocatrice romena. Qua un'ottima palla per Pugliese, che non perdona, lasciata colpevolmente libera dalla difesa di Leno, quindi 17-9, adesso più 8, passivo veramente importante in questo avvio. Dall'altra parte ci prova Notarianni con un tiro difficilissimo, fermata però regolarmente Michela Notarianni. Serve assolutamente una reazione a Leno prima che la partita diventi veramente irrecuperabile. Già adesso un più 8 che comunque è difficile sicuramente da recuperare. Ci prova adesso Kirillova per Puz, che non va più alla conclusione ormai da diverso tempo, marcata benissimo da Marquez. Notarianni, Notarianni centralmente sfonda alla grande, in questo caso Notarianni si beve Lucarini e poi non perdona davanti a Lucchin. Brava Michela Notarianni, 17-10, torna a meno 7 Leno. Marquez per Stefanelli, Stefanelli ancora centralmente, Pugliese, Marquez, Stefanelli alla grande qui Mestrino, che trova ancora Biondani con un'ottima rete. Più 8 sempre per Leno, che adesso perde anche un brutto pallone, non si capiscono Andreani e Puz. Può ripartire Mestrino, che adesso prova a far male, prova a dare la zampata finale, riparte alla grande con Brunetti, che viene fermato in maniera, prova il palo ma viene fermato in maniera regolare, quindi tiro dai 7 metri adesso per Mestrino, che può andare sul più 9, passivo che potrebbe farsi veramente importante. Luca Rini contro Sizia, non perdona Luca Rini. Più 9 per Mestrino, sono passati 3 minuti in questa ripresa, un avvio importante per Mestrino. Prova la conclusione ancora Notarianni, trova un gol a sorpresa, questa volta viene beffata Lukin, che prova a mettersi il piede. 19-11, meno 8, Notarianni che sembra non mollare. Marquez per Lucarini, Lucarini ancora, Lucarini centralmente per Stefanelli, Lucarini, Marquez, Lucarini, Lucarini per Marquez, Marquez che va alla conclusione, beffa ancora una volta Sizia e quindi ancora più 9 per Mestrino. Dall'altra parte Puz non va alla conclusione, fermata anche lei irregolarmente. Puz per Kirillova, Puz, Kirillova, Puz, Notarianni, sempre lei, va ancora lei alla conclusione, palla che finisce fuori, fermata ancora irregolarmente, arriva un colpo, lo subisce Michela Notarianni. Kirillova per Puz, Notarianni centralmente, finta il tiro, prova a sfondare, fermata in maniera regolare, chiesto uno sfondo per la giocatrice proveniente da Nuoro, invece fallo in difesa, fallo di Lucarini. Cioè, un attimo per asciugare il parquet un po' bagnato dalle due giocatrici che sono finite a terra. Kirillova per Notarianni,
Kirillova. Puz. Kirillova centralmente, si libera alla grande e viene fermata in maniera regolare da Marquez. Penso due minuti per Marquez. In questo caso brava Kirillova, subisce un colpo ancora al viso. Due minuti per Marquez e 7 metri ancora Kirillova andrà, mentre c'è un cambio in porta. Esce Lukin per questo rigore, entra il portiere numero 30 Shima. Quindi adesso Kirillova contro Shima. Kirillova senza finte, tocca solo Shima, palla che però finisce lo stesso in rete. E allora nuovo cambio, esce Shima e non entra il portiere, ma gioca con un'altra ragazza in fuori, un'altra ragazza fuori, quindi parità numerica con le giocatrici di movimento, senza portiere per questa azione. Mestrino, extra player. So, Lucarini centralmente per recuperare palla, il Leno non ce la fa, però commessa un'irregolarità ai danni di Lucarini. Lucarini adesso per Stefanelli. Stefanelli torna da Lucarini, che addomestica il pallone. Ancora Stefanelli. Stefanelli che chiede l'aiuto dell'ala. Stefanelli palla per Pugliese che non riesce a girarsi. Chiede difesa in aria. Pugliese non è d'accordo il direttore di gara. Non sono d'accordo i direttori di gara. Adesso palla che però arriva ancora una volta Pugliese. Ancora una volta difesa di Leno passiva. Prova a metterci la gamba Sizia, non può nulla. E quindi adesso sempre più 9 per Mestrino. Puz per Kirillova. Ancora Puz. Puz, Kirillova. Notarianni, palo di Notarianni, sfortunata anche Michele Notarianni. Certo che le fasi offensive del Leno passano tutte a Michela Notarianni. Sarà anche un po' stanca la giocatrice lenese. Dall'altra parte è su difesa schierata per Leno, che deve difendersi dal nuovo attacco delle padovane con Stefanelli, che torna da Lucarini. Stefanelli, Lucarini per Raúli, se non sbaglio col 77, sì. Raúli prova ad andarsene alla difesa di Lavagnini. Palla ancora ottima per non per Pugliese ma per Biondani, che trova un altro ottimo gol. D'altra parte Kirillova cerca Lanfredi, che addomestica il pallone anche se è difficile. Ancora palla per Kirillova, deve prenderlo dopo il rimbalzo. Puz prova la finta, sempre marcata benissimo da Marquez. Notarianni cerca di andarsene via. Notarianni firmata in maniera nuovamente irregolare. Kirillova. Puz. Notarianni parte da lontanissimo, cerca una palla per Sarandreani che non capisce però l'intenzione della compagna. Dall'altra parte Biondani in velocità, Biondani contro Sizia, Biondani non perdona. 23-12, più 11 per le padovane. Leno che oltre a far fatica in fase difensiva adesso fa veramente fatica anche in fase offensiva, fa fatica a trovare il gol, fa fatica a difendere. Il passivo rende giustizia a questa partita. Chiesto un time out appunto da Giovanni Bravi, che cerca di interrompere la striscia positiva di Mestrino.
tornano in campo le due formazioni, possesso per Leno, già schierata la difesa di Mestrino. Torna in campo anche Serena Franceschini per la, a difendere i pali di Leno. Dall'altra parte Puz, perché Kirillova. Notarianni, Puz. Solito giro palla di Leno. Adesso un po' di difficoltà ad addomesticare il pallone. Puz che serve Kirillova, sfonda Kirillova alla grande. Trova un buonissimo gol. Si fa anche male Biondani. Ha preso un colpo dalla giocatrice ucraina di Leno. Gol che vale il meno 10, svantaggio importante per le padrone di casa. Stefanelli centralmente per Marquez. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Marquez, Stefanelli ancora, prova a penetrare Stefanelli, fermata irregolarmente da Kirillova. C'era stata la parata di Franceschini. Oh, Biondani in panchina con il ghiaccio, un colpo potente in volto per Biondani. Prova ad andare alla conclusione Marquez, che forse scheggia addirittura il palo. Kirillova per Notarianni, che va alla conclusione. Questa è la sua conclusione quando non te lo aspetti. Gol del meno 9 di Michela Notarianni, brava in questo caso l'ex nuoro, appunto a sorpresa a trovare la rete. Stefanelli Brunetti, ancora per Marquez, che può partire da lontano, lasciata un po' libera in questo caso, non va però alla conclusione Marquez. Trova ancora Stefanelli. Stefanelli ancora centralmente alla conclusione, questa volta ci mette le mani Selene Franceschini e poi può recuperare Kirillova. Adesso un po' di animo per il Leno, che prova a ripartire. Put per Notarianni, ancora Notarianni che va da sola alla conclusione. Parata di Lukin, non viene fischiato il fallo che voleva Michela Notarianni e quindi nulla da fare per Leno. Tiene a distanza la formazione bresciana. Mestrino, sempre a meno 9 Leno. Stefanelli, arrivano le indicazioni di Giovanni Bravi alla sua difesa. Adesso pallone di Stefanelli che riesce a farlo passare non so bene come, per Brunetti, che poi subisce il colpo di San Andreani, forse anche un po' involontario col piede. Sta di fatto che è un altro tiro dei 7 metri, un altro rigore per Mestrino. E ancora andrà Stefanelli contro Selene Franceschini. Stefanelli con le finte, brutto rigore di Stefanelli che finisce alto. Questa forse è la palla che gli è un po' sfuggita dalla mano. Puz per Lanfredi, nuovo Puz. Kirillova, Kirillova per Puz, ancora Kirillova. So, prova il Leno a cercare un varco nella difesa di Mestrino, cerca di far girare palla, prova a andarsene Kirillova, che forse se ne va anche a Marquez. Trattata non certamente con le buone Kirillova. Fallo. E quindi nuova ripartenza per Leno con Notarianni. Notarianni centralmente, riesce a servire Lanfredi. Buona giocata, forse una delle prime volte in cui si è vista una buona giocata in combinazione del Leno. 23-15, meno 8. Una reazione da parte di Leno c'è stata,
questo forse renderà un po' meno amara questa seconda parte di gara per Giovanni Bravi. Manca ancora più della metà della seconda frazione, quindi tutto è possibile, lo sappiamo bene, nella palla a mano. Certo che un vantaggio di più 8 a un quarto d'ora quasi dal termine è qualcosa di importante per Mestrino, che adesso gestisce l'attacco con Rauli in posizione di pivot. Stefanelli, Brunetti, ancora Stefanelli. Stefanelli se ne va, parata di Selene Franceschini questa volta, mentre riparte la palla veloce. È impossibile però per Turin a tenere in campo questo pallone. Non servita bene Turin in questa partita le proprie compagne di squadra, ha fatto veramente fatica a trovare continuità, a trovare palla. Stefanelli adesso Lucarini per Marquez. Stefanelli, Marquez, Lucarini centralmente, prova ad andarsene Lucarini, serve Marquez che va alla conclusione. Palla debole, con rimbalzo finisce fuori e allora riparte Kirillova. Adesso può provarci Leno, deve provarci quantomeno. Notariani in velocità trova la conclusione, trova anche le mani di Lukin. Quindi riparte Mestrino, partita molto veloce adesso, ritmi che si alzano. Stefanelli per Marquez. Stefanelli, Marquez, pallone per Pugliese che non perdona, trovata parecchie volte il pivot di Mestrino al di là della difesa di Leno, e poi da lì veramente una sentenza pugliese. Va adesso alla conclusione Puz, trova la risposta di Lukin. Tornata alla conclusione Puz dopo forse 40 minuti. Adesso Stefanelli, serve Marquez, Marquez che sfonda e trova il palo. Trova il palo, quindi ripartenza di Leno con Notarianni che tira altissimo. Brutto errore questo di Michela Notarianni. C'è da dire che forse è arrivata anche un po' stanca Michela Notarianni, infatti adesso esce dal campo ed entra la giocatrice numero 10, che Farise, anche lei giovanissima giocatrice di Leno. Qua prova qualcosa di difficile Pugliese, però comunque possesso ancora per le giocatrici padovane, sempre con Pugliese. Sfonda alla grande qui Lucarini, ma trova un'ottima risposta di Franceschini. Non può nulla poi sulla ribattuta di Brunetti, ci aveva messo una pezza Franceschini. Di nuovo più 10 il vantaggio per Mestrino. Puz per Farise. Kirillova centralmente, non riesce ad andare alla conclusione, fischiata un'irregolarità alla difesa di Mestrino. Puz, Kirillova ancora per Puz, Kirillova per Andreani prova a girarsi, serve Farise che fa tutto da sola. Puz ancora, madonna, una brutta combinazione qui, non si trovano per niente Puz e Farise voleva un fallo, non ha guardato Puz non ha guardato Farise, e palla quindi per Mestrino. Stefanelli ancora, Rauli in posizione centrale adesso. Stefanelli, servita Brunetti, lasciata ancora liberissima da Kirillova, va alla conclusione ancora Brunetti, trova un altro bel gol, il gol del più 11, nuovamente vantaggio importante per Mestrino. Adesso Leno che forse ha
definitivamente abbandonato le velleità di rimonta. Mancano poco più di 10 minuti e va la conclusione Puz, conclusione che finisce alta. Anche Puz sembra essere un po' stanca, forse chiede addirittura anche lei il cambio. Andreani che arriva un po' in ritardo su Pugliese. Lucarini per Stefanelli. Rauli. Stefanelli. Lucarini fermata irregolarmente. Due minuti per Olga Lanfredi. Stefanelli, Lucarini. Lucarini ancora centralmente. Stefanelli alla grande subito. Palla che arriva ancora a Biondani che trova la parata questa volta di Franceschini. Biondani, Brunetti sulle nelle ali hanno veramente messo in difficoltà Leno oggi, al contrario delle ali di Leno che non sono riuscite a mettere in difficoltà la difesa di Mestrino. Anche Pugliese ottiene un'ottima partita, in realtà difficile trovare una giocatrice sottotono nella formazione padovana. Kirillov adesso la conclusione. A proposito di giocatrici non sottotono, Lucchini in porta, altra prestazione di livello oggi. Qui mette una pezza al tiro di Kirillov, lasciata un po' libera dall'altra parte ancora Brunetti con un altro gol all'incrocio, anche qui liberissima Brunetti. E il gol del più 12, adesso passivo veramente importante per Leno. Entra in campo anche Anelli. Non c'è pivot adesso per Leno. Farise finta la conclusione, prova ad andarsene, ci riesce a saltare la prima avversaria, la seconda no. Anelli. Puz, fermata anche lei in maniera irregolare. Puz, Anelli. Anelli ancora per Puz. Puz che prova ad andare da sola, va alla conclusione. Palla ancora addosso a Lucchini. D'altra parte Lucarini. Lucarini prova a sfondare centralmente. Serve Stefanelli. Stefanelli che non riesce ad andare a conclusione. Una palla sporca per Lucarini che però la tiene in campo. Adesso un time out chiesto dall'allenatore di Mestrino, da Giuseppe Lucarini. E quindi un attimo di pausa per le giocatrici.
di nuovo in campo le due formazioni. Adesso mancano meno di 10 minuti al termine dell'incontro, più 12 per Mestrino. Stefanelli per Marquez, adesso centralmente sfonda la grande Marquez, trova un altro ottimo gol, il gol del più 13. 21 minuti in questa ripresa, più 13 per Mestrino. Adesso 9 minuti di passione forse per il Leno, che comunque adesso sembra provarci. Palla per Turina, uno dei pochi palloni toccati dall'ala lenese, palla che arriva a Andreani, e Andreani questa volta trova un ottimo gol, il gol del 16-28. Stefanelli, Brunetti, Stefanelli, Marquez, Brunetti ancora per Stefanelli, Marquez, Brunelli centrale, scusate, Stefanelli centrale, Brunetti che serve, Vinci, fermata in maniera regolare anche Gaia Vinci. Adesso ancora Stefanelli che va alla conclusione, palla che sfiora la traversa e poi finisce alta. Nulla da fare per Stefanelli in questa occasione, riparte veloce con Farise, De Angelis, il Leno, Anelli. Adesso tante rotazioni per il Leno, Farise ancora per Turina, Turina per Anelli, palla che arriva a Andreani con la finta. De Angelis, Anelli, ancora De Angelis, De Angelis per Anelli, e Anelli serve Farise, ci mette però la mano Rauli che prova a ripartire, a fare tutta da sola, va da sola Rauli, tutto da solo, e tutta da sola, e tutto bene. Rauli trova un ottimo gol, è il gol del 29-16, più 13, 7 minuti al termine dell'incontro. Anelli, Lavagnini, De Angelis, De Angelis per Anelli, De Angelis, De Angelis, Anelli, Anelli, finta la conclusione, fermata adesso in maniera irregolare, palla che stava arrivando da Andreani. Anelli per Lavagnini, Anelli, va alla conclusione Anelli, trova la base del palo, sfortunata qui la Ranelli, mentre riparte Mestrino con Lucarini, Lucarini che fa tutto da sola, fermata irregolarmente dalla coppiata Turina-Farise. Stefanelli per Marquez, Stefanelli ci mette una mano De Angelis, va alla conclusione Marquez, palla deviata, la tiene lì Sizia, Sizia che serve subito in velocità Turina, Turina prova ad andare da sola, fermata in maniera irregolare Francesca Turina. De Angelis per Anelli, adesso quasi 5 minuti al termine dell'incontro, ancora De Angelis per Anelli, Anelli, De Angelis, Farise centralmente, fermata in maniera regolare da Marquez, chiesti anche 2 minuti che però non vengono segnalati dall'arbitro. Anelli per De Angelis, ancora Anelli, adesso Leno prova quantomeno a limitare un po' il passivo, perde però un altro brutto pallone, Leno veramente tanta difficoltà in fase offensiva, e può ripartire Mestrino che invece vuole ancora arrotondare il punteggio, va Mestrino, Marquez, palla per Sabbion che trova il gol, Giorgia Sabbion, 30-16, più 14.
Anelli per De Angelis. Ancora Anelli. Va da sola e fa tutto da sola Farisè. Qui lo fa alla grande. Gol che conta poco, conta però per la giovane ragazza lenese. Si toglie comunque una bella soddisfazione con un buonissimo gol. Adesso 4 minuti al termine dell'incontro, 30-17 il punteggio. Stefanelli, altra conclusione alla grandissima di Stefanelli. Sempre il 7, non può niente Martina Sizia. Lavagnini per De Angelis. Anelli, chiesto un time out di Giovanni Bravi. Già in campo Mestrino, deve tornare in campo adesso Leno. Arriva l'incitamento dell'allenatore delle ragazze per le proprie compagne di squadra. 31-17. Più 14. Adesso Anelli, palla per Bellu, è entrata in campo anche Sara Bellu che si guadagna subito un rigore. E pivot anche lei proveniente da Pontigna, si guadagna subito anche lei un rigore. Va ancora Farisè dai 7 metri. Farisè con le finte, Farisè trova un buon angolo e batte il portiere di Mestrino. Adesso 31-18. Stefanelli. Ancora Stefanelli, no, prova, va da sola invece, scusate, Lucarini, trova un altro gol Lucarini. Adesso dall'altra parte De Angelis per Farisè, prova a liberarsi la marcatura Farisè, De Angelis per Anelli ancora De Angelis. Adesso 2 minuti al termine dell'incontro. Anelli, De Angelis, ancora Anelli. Farisè con la finta, prova a penetrare, cerca di servire Lavagnini, palla che però non giunge tra le mani di Lavagnini e quindi nuova ripartenza per Mestrino con Marquez che cerca di servire Vinci, fermata da Farisè, scontro tra Farisè e Vinci. Stefanelli, Lucarini, sono ancora palla per Lucarini, centrale, va da sola Lucarini, sfonda centralmente, para
Sì, zia, e allora prova a ripartenza veloce. Ci mette però una pezza Marquez. Ancora un attacco per Mestrino. Quando manca poco più di un minuto al termine dell'incontro, prova Lucarini a servire Rauli, se non sbaglio. Palla però che non viene intercettata dall'ala di Mestrino. Allora nuova ripartenza per Leno, con De Angelis che si scontra con Lucarini. Palla persa da Farisi, ma ci mette una pezza Turina, che poi trova anche un bel gol. Il gol del 19-32, gol che contano più per l'orgoglio personale ormai che per la partita. Adesso 30 secondi al termine dell'incontro. Vinci prova a fare tutto da sola, penetra centralmente, chiesto dietro uno sfondamento, ma non ravvisano nulla gli arbitri. Vinci per Stefanelli. Lucarini, palla ancora per Stefanelli. Lucarini, Marquez che deve andare alla conclusione, manca pochissimo. Trova il gol Marquez e trova il gol che chiude definitivamente l'incontro. 33-19 per Mestrino. Prima vittoria in questo campionato per Mestrino, prima sconfitta per Leno. Io vi ringrazio di essere stati con noi.